Emma, apri gli occhi. Piano. Le luci erano troppo forti e tutto intorno a lei era sfocato. Sveglia! Mi senti? Emma? Ma dove era? E da dove veniva quella voce? Ad un tratto tutto si fece più chiaro. Che cosa è successo? La mamma guardò una signora accanto a lei. Aveva un camice bianco. Era un Hai medico. avuto un incidente con il motorino, Emma. Ti sei appena svegliata dal coma. Emma rimase pietrificata. Provò a guardarsi intorno, ma la maschera dell'ossigeno ed i fili che la collegavano ad una macchina le impedivano qualsiasi movimento. Si sentiva stanca e debole, come una foglia in autunno. Voleva soltanto chiudere gli occhi e riposare. I giorni passavano ed Emma continuava a chiedersi come fosse finita in quel letto dell'ospedale, ma le uniche cose che riusciva a ricordare erano le luci della sala operatoria. Odiava quello che le era successo e soprattutto odiava guardarsi allo specchio. Le cicatrici che aveva sul volto non la facevano sentire più lei. Si vedeva diversa e non si piaceva. 20 giorni dopo arrivò il momento tanto atteso, le dimissioni. Emma però lasciava quella stanza dell'ospedale con un dolore enorme al cuore, perché sapeva che niente sarebbe mai tornato come prima, non sarebbe più stata la stessa. Arrivata a casa aprì la porta e con grande stupore trovò i suoi amici ed i suoi parenti, erano tutti lì ad aspettarlo. Fu proprio in quel momento che Emma si sentì fortunata e bella come mai prima d'ora.